Non è mai abbastanza parlare dell'importanza e del valore dell'acqua. È un tema purtroppo di forte attualità, sia dal punto di vista della siccità che dal punto di vista anche delle grandi inondazioni che abbiamo avuto in questi giorni purtroppo nel nostro paese, in Emilia-Romagna. Quello che vuole portare avanti ATO anche nella ricerca proprio di fondi del PNRR per cercare di contrastare il problema della forte della siccità è proprio quello di avere partecipato ad un bando che permetterà di avere 50 milioni di euro per il monitoraggio delle perdite idriche, per la rilevazione tramite l'intelligenza artificiale delle perdite idriche che nel nostro paese scontano ancora una rete molto obsoleta e che se in Piemonte possiamo dire di essere abbastanza a posto, devo dire che invece necessita di interventi precisi e puntuali per ridurre quello che nella media nazionale è di oltre il 40% delle perdite d'acqua, cosa che non possiamo più permetterci.